Assumiamo apprendisti con esperienza. Cercasi apprendista con esperienza. Cercasi apprendista. Ecco, già questo va meglio. Allora, cercasi apprendista mi sta bene. Cercasi apprendista con esperienza? In che senso? Se apprendista, come fa a avere un'esperienza? Cioè, come dire, cercasi vergine che ha già trombato, non lo so. Tornando al discorso che ho fatto nell'ultimo video, dove video sfogo sul fatto che la gente ormai dopo i 40 anni viene esclusa dal mondo del lavoro perché è considerata anziana. Diciamo che viene esclusa anche magari dopo già i 35 anni. Però abbiamo anche l'altro fattore della medaglia, che i giovani vengono esclusi dal mondo del lavoro perché non hanno esperienza, perché non hanno mai lavorato. Quindi si presentano in un'azienda, lasciano il curriculum o in un'azienda, in un posto di lavoro, cercano lavoro e si sentono dire: ma tu hai esperienza? E no. E vabbè, allora stai a casa. Oppure, peggio ancora, questi annunci ridicoli di cercano gli apprendisti con esperienza. Cioè, come se io dovesse venire qua uno da me e gli dico: fai quello che faccio io di progettazione, non sa fare niente, come fa ad avere esperienza? Cioè, bisogna anche insegnarlo il lavoro, bisogna avere anche la pazienza di formare delle persone. Se prendi un ragazzo giovane, è chiaro che questo non abbia assolutamente esperienza, e quindi non può essere un cercasi apprendista con esperienza. Se un domani qualche ragazzino dovesse venire dove lavoro io, è chiaro che parto già dal presupposto che non abbia la minimo di esperienza, o perlomeno abbia un'infarinatura. E quindi andiamo in questa situazione assurda nel mondo del lavoro, che arrivato a una certa età, cioè non funziona niente. In Italia non funziona niente da questo punto di vista. Cioè, siamo nell'assurdità del... Se perdi lavoro a 35-40 anni è difficilissimo essere reinseriti perché sei troppo anziano. Però sei troppo giovane per andare in pensione, perché ormai ti mandano in pensione che hai un piede nella fossa. Però se sei giovane e vai a cercare lavoro, che sei più avvantaggiato di uno anziano perché a 35 anni già ti considerano vecchio, però vai a cercare lavoro e ti dicono: però non hai esperienza, ripassa. È veramente una situazione assurda che andrebbe, dal mio punto di vista, totalmente riformata. C'è proprio tutto da l'ABC. C'è una persona sopra i 35-40 anni non è anziana per lavorare, una persona che ha 50 anni, 55, 52, 43 ha tutto il diritto di trovare lavoro, e se perde posto di lavoro ha tutto il diritto di essere sostenuto, ok? E per quanto riguarda i ragazzi, bisogna creare posto di lavoro. Come si fa a creare posto di lavoro? Semplice. Si mandano a casa le persone anziane, perché io in una stanza che ci stanno quattro persone non posso metterne 10. Se ho una stanza che ha quattro persone di posto, devo togliere una persona per poterne metterne un'altra. È molto semplice, lo capirebbe anche un bambino di 5 anni. E quindi, quando sento dire, e mi dispiace, i signori dei grandi industriali che dicono: no, ma adesso le risorse non vanno messe per prepensionare, vanno messe tutte sul discorso di abbassare i costi dell'energia, eccetera. Ragazzi, ma se vogliamo creare lavoro, dobbiamo mandare a casa le persone che hanno già lavorato almeno 35 anni di età. Se no, altrimenti i giovani non troveranno mai lavoro, o i signori politici iniziano a capire questo discorso o non lo capiscono. Mandare la gente in pensione dopo 35 anni di lavoro vai a pesare sul discorso, diciamo, del debito, perché comunque lo Stato deve passare a pensione.
E ragazzi, tagliate dove ci sono le sprechi. L'Italia è il paese degli sprechi. Tagliate di lì e date di là. Avete gente baby pensionata da una vita che è in pensione dopo 15 anni di lavoro, togliete un po' da lì e date per cercare di diminuire l'età della pensione. Qui si sta facendo l'esatto opposto di quello che si dovrebbe fare. Va diminuita l'età della pensione, non va portata a 42-43 anni di lavoro, quota 103, va portata a quota 95. Va portato che uno dopo 35 anni di lavoro deve andare in pensione, indipendentemente dall'età. Perché? Perché deve far lavorare i giovani. Perché non esiste che abbiamo al lavoro le persone anziane e abbiamo i giovani a casa, che vengono rifiutati dal mondo del lavoro perché ci sono un mare di persone anziane che lavorano. Io giro nelle aziende e tutte le volte che entro vedo sempre gente sopra i 40 anni. Se vai dal titolare ti dice: come faccio a prendere uno o due ragazzine a lavorare se c'ho qua questi? Non capisco, anzi, per un industriale il fatto di poter magari lasciare a casa uno e prendere uno giovane magari a fare un lavoro di una macchina che potrebbe comunque un giovane imparare è anche meglio, lo paga anche di meno. Difatti non capisco questa teoria di no, non lasciamoli, ma non lo so. Molti industriali invece sono dal punto di vista invece che è meglio mandare a casa la gente per poi prendere comunque dei giovani. È arrivato il cane a trovarmi, Charlie. Vieni qui, amore mio, vieni qua. Adesso ti dicono: va, togliamo il reddito di cittadinanza, avanti col neoliberismo, avanti col modello neoliberista. E sì, poi la gente che va a trovarsi il lavoro, sì, così facile. Quando hai più di 35 anni, 40, non ti prende nessuno. E quando sei giovane, ti chiudono la porta in faccia, beggono un'esperienza. Io sono contrario alle forme di sussidio per gente che magari non ha voglia di lavorare. Aumenterei molto di più il welfare per chi perde posto di lavoro, però se vogliamo creare lavoro, ragazzi, è inutile che ci facciamo il giro. Sì, togli il reddito di cittadinanza, va bene, sono d'accordo, però diminuisci fortemente l'età della pensione, perché se lo lasci a casa le persone anziane, i giovani non trovano lavoro. Cioè, è totalmente tutto sbagliato quello che stanno facendo. Io vi mando un abbraccio, ragazzi, grazie per tutte le persone che mi sostengono. Sotto c'è la possibilità, sotto la descrizione, e poi per il resto, per quanto riguarda i miei video, saranno sempre fruibili gratuitamente su YouTube. Io non farò mai abbonamenti su YouTube, anche se si può fare, quindi potete sempre guardarli gratuitamente. Chi mi vuole sostenere lo ringrazio, e per il resto vi mando un abbraccio, ragazzi.